Chiaramente questa puntata di SmackDown sarà alquanto speciale perché è in onore, in memoria sia di Bray Wyatt, scomparso tragicamente a 36 anni due giorni fa, sia di Terry Funk, leggenda hardcore, ex ECW, WCW e WWF/WWE. Infatti non starò qui a elencarvi tutti i bellissimi filmati che hanno onorato la loro memoria, la puntata si è aperta con i classici 10 rintocchi con tutto il roster presente sullo stage e anche Eric Rowan, nonostante non sia sotto contratto con la WWE, doverosa la sua presenza, e quindi un momento molto ma molto toccante. Dopo un altro filmato per Bray si sono spente tutte le luci tranne una sola che illuminava la sedia a dondolo iconica del divoratore di mondi. Primo match di serata, Rey Mysterio contro Grayson Waller, non valido per il titolo degli Stati Uniti, una contesa che è stata sicuramente godibile, è durata poco più di 10 minuti e ci sono state varie distrazioni esterne, perché prima Austin Theory è arrivato per sfavorire Mr. 619, poi però anche Santos Escobar si è presentato dal backstage, sul ring Rey ne ha approfittato per 619 e Splash con schienamento finale. Come detto, una contesa che si è lasciata guardare. Grayson Waller, nonostante continui a perdere sostanzialmente, si sta facendo un discreto nome nel roster blu. Sappiamo anche che a Payback ci sarà il Grayson Waller Effect con ospite speciale Cody Rhodes, e dunque niente, non ci si può lamentare. E nello stesso Payback Austin Theory andrà contro Rey Mysterio per il titolo. Vedremo cosa succederà. Video che ripercorre il Bray Wyatt di NXT, alcuni tweet commemorativi e poi match per il titolo femminile di SmackDown, Io Sky contro Zelina Vega, un 5-6 minuti di match, difesa titolata di Io Sky, prima difesa titolata tra l'altro, con l'ex Queen of the Ring che si è comportata anche bene, ha avuto una buona parentesi di dominio in questo breve incontro, però chiaramente è per rendere più elevato lo status di Io Sky come campionessa. Ci sono riusciti, grazie al suo moonsault ha infatti ottenuto la vittoria, e dobbiamo ancora scoprire chi sarà la prima rivale per il titolo femminile di Io Sky. Cody Rhodes si presenta sul ring per omaggiare Terry Funk. Difatti è grazie al padre Dusty e anche grazie alla rivalità avuta tra loro due che l'American Nightmare ha conosciuto la leggenda hardcore che nel corso degli anni, grazie alla sua straordinaria carriera, è diventata una vera e propria icona nel mondo del wrestling. Ha rivoluzionato anche il modo di fare wrestling con lo stile violento che ancora oggi vediamo spesso e volentieri, non in WWE chiaramente, ma per esempio in altre compagnie. E quindi perché non omaggiarlo con un tag team match con regole hardcore? Street Profits contro Brawling Brutes. Purtroppo non è stato un tag team match hardcore, è stato un tag team match con un tavolo sul ring sostanzialmente. Probabilmente però non hanno nemmeno avuto il tempo di organizzarlo in maniera precisa e dunque ci dobbiamo accontentare di questo. Non è stato nemmeno un gran tag team match, se dobbiamo essere onesti. Nel finale Lashley ha colpito con una spear Butch e la manovra di coppia degli Street Profits sul tavolo ha permesso al tag team appena rinnovatosi di vincere l'incontro schienando Ridge Holland, per l'appunto. Però come detto, a parte un tavolo di hardcore c'è stato ben poco. Ciò che importa nel suo piccolo, oltre all'omaggio a Terry Funk chiaramente, è che gli Street Profits sono davvero davvero interessanti. Secondo me questa rivoluzione, chissà dove li porterà, ma secondo me è molto lontano, con questo Lashley in un ruolo inedito di manager, di mentore. È strano, ma mi intriga, come dico spesso. Dopo un video registrato di The Miz dove minaccia LA Knight, proprio la megastar si presenta sul ring per parlare di Bray Wyatt. Di Bray Wyatt perché, come sappiamo, è stato l'ultimo avversario di Bray Wyatt, l'ultimo sfidato sul ring, anche se il match, purtroppo, il Pitch Black match non fu nulla di eclatante. Però vedere tutte le Fireflies di Bray Wyatt ancora accese gli fa capire quanto sia vivo lo spirito del divoratore di mondi, e soprattutto deve ringraziarlo perché lo ha preparato all'impatto con la WWE. Se oggi è quello che è, ovvero il più over, mettiamola così, di tutta l'industria, è grazie a Bray Wyatt. I due si sono fatti delle cose terribili a vicenda, però era la dimostrazione di come i più grandi nemici in realtà possono essere i più grandi alleati, i più validi alleati. È stato bello, è stato emozionante. Poi si è concentrato su
The Miz, dicendogli che lo sa che ha combattuto nel main event di WrestleMania, ma se vuole sfidare LA Knight lo può trovare ovunque, basta che si presenti in qualsiasi momento. E poi, bellissimo, ha avvisato The Miz che la prossima volta che vedrà LA Knight dovrà scappare, proprio in stile Bray Wyatt. Quel run ha fatto esplodere l'arena, reazione super emozionante e gran tributo. Main event di serata, LA Knight contro Finn Balor. Un match non casuale, secondo me, perché LA Knight è stato l'ultimo avversario di Bray Wyatt, mentre Finn Balor è stato il primo avversario di The Fiend. Un bel incrocio. E per mio stupore, LA Knight ha vinto pulito in una decina di minuti, in un ottimo match, grazie alla sua BFT dopo il superplex dal paletto, chiaramente un superplex, schienando il leader del Judgment Day. Ora, so che molti si sono lamentati del trattamento ricevuto da Finn e di quest'ennesima sconfitta, però capite anche voi che era un po' un filler, cioè non sono in storyline, non c'è niente tra i due, era un modo per regalarci un bel match, lo hanno fatto. Sono contento che LA Knight abbia vinto, chiaro, sono anche dispiaciuto che Finn Balor abbia perso, anche perché non è che stia andando benissimo recentemente, anche se il Judgment Day è praticamente ovunque. Ciò che conta è che è stata una grande contesa, non ampio minutaggio, ma più che piacevole, e quindi sono soddisfatto di questa chiusura di puntata. Dopo il match, LA Knight se n'è andato, le luci si sono spente in pieno stile The Fiend. Sul ring è apparsa la lanterna, poi sul Titantron la sagoma di Bray Wyatt, che sembrava avesse delle ali praticamente, con le luci delle Fireflies, e il coro Thank You Bray per chiudere questa puntata in suo onore e in onore a Terry Funk. Bene ragazzi, non vi chiedo il parere, non vi do la mia impressione su questo show, perché non c'è nulla da dire, era una puntata in memoria del grande Bray Wyatt, che purtroppo non c'è più, e speriamo che il tempo ci aiuti a smaltire questa cosa, perché è stata davvero una mazzata pesantissima. Non posso far altro che darvi appuntamento a martedì, spero. Dovrei riuscire a fare il video, però lo sapete anche voi. Preparazione atletica con la squadra, due allenamenti al giorno, sono fuso completamente. Grazie mille a tutti per essere passati dal vostro Certified 2, è tutto anche per oggi. Ciao.